qua. C'era. Non puoi capire cosa ho visto? Giuri, sotto ho la pelle che mi vengono i brividi. Cosa hai visto giù sotto? Ho visto una bambola che non era mai in casa nostra. Cioè, una bambola che non è nostra. Forse la mamma ci vuole fare uno scherzo. L'ha comprata. Dico, aiutami te. E quindi adesso dobbiamo andare giù sotto? Sì, vieni, su. Ma sono una bambola. Una bambola? Ora ti faccio vedere. Guarda che sono guai, eh. Te ci devi credere che ho visto una casa. Paura, non paura, vai avanti te. Aiuto. Guarda. Vieni qua. Ma fino a due secondi. Cosa mi vuoi dire? Qualcosa sulla bambola? Sì, allora, la bambola non era in quel posto, era proprio di fronte che scende le scale e praticamente si muove quella bambola, abbiamo capito, cioè, dove venire prima? Come? La bambola si muove? Se si dice che in un altro posto e non in quello, forse la mamma ci vuole fare uno scherzo, cioè, non lo so, dico, io ho paura. Allora, al mio tre dobbiamo uscire, ok? Ok. No, aspetta, se ti sta seguendo. Armiamoci di coraggio. Allora, ci dobbiamo prendere delle armi. Allora, io mi prendo questo. Tiro il bustino. Al massimo lo posto negli occhi. Diego, se non funziona, forse neanche quello. Vabbè, lascia stare, forse è buffo mio papà. Chiara, chi esci per prima? Insieme. 3, 2, 1, no, ho paura. 3, 2, finalmente la mamma. Diego, non è normale sta cosa. Diego. Bimbi e la mamma, sono io. Aprite. Non sento, se la mamma, sei una bambola. Ma guarda, anche bambola, che sono mamma. Guarda, che sono mamma. Scusate. Mi spiegate cosa state combinando? Uscite dal tuo bagno, subito. Ragazzi, ecco voi la super sorpresa che potete preordinare su Amazon nel link in descrizione. Mi raccomando, fateci sapere che cosa ne pensate. E se lo preordinerete ora, avrete in regalo la fantastica cartolina autografata da noi. Quindi, che cosa aspetti? Link in descrizione. Allora, bimbi, immediatamente sul divano perché non mi piace il gioco che avete fatto oggi. Si può sapere chi ha avuto l'intenzione di chiudersi in bagno? Ma ve lo racconto io ancora mi vengo nel brivido, ok? Le racconto io. No, aspetta un attimo, che cosa avete fatto? Raccontiglielo. Chi mi racconta che cosa avete fatto? Punto 1, tu avevi uno spruzzino che non devi mai avere in mano perché può essere pericoloso se no, rischi di spruzzarlo. Ma ce l'ho una bambola. In che senso c'è, allora, la bambola? Te lo spiego. No, le bambole fanno paura? Sì, non penso. Sai quelle bambole alte? Ok? No. Quelle bambole alte? Così. Vabbè, e dov'è sta bambola? Sai un vestito tipo horror? Ma che? Praticamente... Sì, volete dirmi che in casa nostra... Ce lo siamo! Visto giù di sotto, in un punto... Ah, quindi scusa... E poi è scomparso! Scusami, di che colore hai i capelli questa bambola? Biondi. Ah, quindi voi mi volete far credere che in casa nostra c'è una bambola assassina col vestito da horror e i capelli biondi? Sì. Magari non gli hai neanche visto gli occhi, perché gli occhi le bambole assassine non ce l'hanno perché hanno i capelli davanti. C'avevi i capelli davanti? Agli occhi. Vabbè ragazzi, io vi dico una cosa. Su queste cose non si scherza. Oh, Diego, hai visto? Sì. Praticamente non ci ha creduto. È vero. Ma dobbiamo trovarle e far rivedere che non è uno scherzo. Ma adesso come la... Non lo so, però io ho paura. Vai te, avanti. Anzi, facciamo carta, forbice, pietra. Ok. Carta, forbice, pietra. Vai te, avanti. Ciao! No, vieni
prego, i capelli. Andiamo a cercare questa bambola assassina e dobbiamo farla vedere a mamma. Allora andiamo. Cosa stanno cercando? La bambola assassina. Ma non è che questa bambola esiste veramente? Vabbè, andiamo a vedere che cosa stanno combinando. Diego! Allora, dobbiamo cercarla, quindi. Bambola assassina! Bambola assassina? Non bombola, bambola assassina. Ah. Non so che cosa effettivamente stanno cercando, se la bambola o mi stanno cercando di fare uno scherzo. Anche se devo dire in bagno prima, non mi sembrava tanto scherzo. Vabbè, vediamo. Vediamo. Devo venire piano, se spunta fa tanto paura. Ma non in questo modo. Ha detto piano. Va bene. Oh. Andiamo. Ah, dimenticavo. Se vi piacciono questi video, iscrivetevi al nostro canale, attivate la campanella e lasciate un bel like. Lo avete avanti? No, non lo avete. Ok? Vieni qua, pur qua. Secondo voi lui crederà a una bambola assassina? No, quindi niente, devo andare dai bambini. Allora, bimbi, dovete aprire la porta. Bimbi, ho visto la bambola assassina. Mi dovete aprire, apritemi, cavolo! Ho visto la bambola, ci credo. Ora so che c'è una bambola assassina in casa nostra. Andiamo. Vi prego, apritemi, bimbi. Immaginavo che una bambola assassina fosse in casa nostra. Sì, anch'io. Vediamoci un secondo. Allora, secondo voi che cosa si può fare? Io direi che vieni qua. Addosso. Ma che cosa li tiri addosso? Allora, dobbiamo trovare un modo per uscire e chiamare studi sopra, aiuti e papà, bravissimo. Quindi. Ma secondo te ci crede? Non lo so, dobbiamo vedere. Chiamiamo la polizia. Sì, vabbè. Pronto, polizia? Sì, sono mamma Giulia e figlia Chiara. Siamo due youtuber e c'è una bambola assassina nella nostra casa. Secondo te ci potranno mai credere? Te lo devi dire così. Pronto, polizia? È successo qualcosa? Ah, qualcuno è entrato in casa? No, nostra. Puoi venire, per favore? Attacchi, fermi. Dopo arriva la polizia e gli fai vedere la bambola. Effettivamente, però prima allora la dobbiamo catturare. Chi ha il coraggio di prendere io? Io. Te la prendi dalle mani e io dalle gambe. Ok, dai. Andiamo. Io vado. Non c'è più. È sparita. Ecco, è sparita. Allora, dato che ora la bambola non sappiamo dov'è, andiamo direttamente su di sopra. Scoperta della baita in montagna. Non è bella come nelle foto. Sia uno scherzo oppure un gioco. Qui fa molto freddo e si vede poco. Oddio, adesso Diego dov'è?
stanza sale, non si ferma, neve bianca, moto slitta, iniziamo la ricerca con voi, con voi.